Dunque, Salieri era pronto a fare la sua mossa. Forse ci stava lavorando, ma poi il proibizionismo è finito. E con esso anche il business del contrabbando di alcolici. Tutti quegli scontri erano stati inutili. Ci sono voluti anni per risollevarci. Ma una volta tornati in sella, ragazzi, allora sì. Abbiamo potuto investire in nuovi traffici tutti i soldi ottenuti con il moonshine e il Canadian. Molti erano legali. Edilizia, ristorazione, trasporti su gomma, gioco d'azzardo. Eravamo attivi ovunque, ad eccezione che nella droga. Nel 35 andava a gonfie vele. Incassavamo denaro con regolarità. Avevo una moglie e una figlia. Sam mandava avanti un locale per il Don. Perfino Polly aveva i suoi piccoli giri. Non sarà stato entusiasta, ma... ma almeno era... soddisfatto. Sì. Esattamente. E Salieri... finalmente iniziava a parlare di uscire dall'ombra di Morello, di farci un giro di poliziotti e di politici corrotti. È interessante. Stai dicendo che nel 34 Salieri ha corrotto dei politici? Forse. Perché? Beh, qualche anno fa la Buoncostume ha arrestato un giudice per adescamento di minore. Una volta dentro ha confessato ogni genere di irregolarità in cerca di un accordo. Ha anche ammesso di aver accettato tangenti da Morello, oltre che da Salieri. Ha fatto il doppio gioco per guadagnare di più, ma Morello l'ha scoperto e ha minacciato di seppellire i suoi figli sulla spiaggia ancora vivi. Cristo. Ecco il pezzo mancante. Che intendi? Morello ci ha sempre limitati, è vero. Ma non ha mai fatto nulla per iniziare una vera guerra. Quando ha scoperto che Salieri stava creando la propria rete, avrà perso le staffe, perché nel 35 ci ha colpiti molto duro.